Allora, autorità, consoce, consoci, signore e signori, oggi si chiude il 417° anno dell'attività dell'Accademia dei Lincei. Ringrazio tutte le autorità per essere intervenute telematicamente a questa cerimonia di chiusura e ringrazio tutti i presenti, sia coloro che sono qui in persona, sia quelli con cui la presenza è solo telematica. È stato un anno anomalo, come è anomala questa cerimonia di chiusura, sia nella data che nella forma. Stiamo assistendo a qualcosa che non si è mai visto prima nella storia dell'umanità, una pandemia letale il cui corso viene deviato, arrestato, prima che il contagio colpisca la stragrande maggioranza della popolazione. E tutto ciò è stato possibile solo grazie alla scienza. 30 anni fa sarebbe stato impossibile. Aveva ragione Galileo Galilei, qua sopra, quando diceva «la luce della scienza cerco e il beneficio». L'Accademia dei Lincei ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e universalità della cultura. Facile a dirsi, difficile a farsi. La promozione e il coordinamento delle conoscenze scientifiche è forse la parte più facile. I soci dell'Accademia sono scienziati e ricercatori di lunga data e per tutta la vita si sono occupati di queste attività. Integrare le conoscenze scientifiche nel quadro dell'unità e dell'universalità della cultura è un'impresa molto più difficile. Tuttavia la nostra Accademia è un foro interdisciplinare di riflessione. Ne fanno parte sia i soci della classe scienze fisiche, sia quelli della classe scienze morali. Le due classi hanno una pari dignità e numerosità e le attività delle classi si svolgono sia in parallelo sia in riunioni a classe riunite, dove sono presentati sia argomenti di attualità scientifica sia riflessioni su temi di lunga durata. Per noi le cosiddette scienze soffici hanno esattamente la stessa scientificità delle scienze dure. Il linguaggio usato è molto più semplice, molto differente, però ci siamo riusciti a comunicare. La prova è un gran numero di convegni in natura interdisciplinare che hanno avuto un grande successo. L'interdisciplinarietà dell'Accademia è anche cruciale poter fornire pareri ai pubblici poteri e formulare proposte. Quasi sempre i problemi di un paese come l'Italia, le difficoltà da superare non sono risolubili con interventi di esperti di una sola disciplina, ma hanno bisogno di uno sguardo diverso, interdisciplinare, che sappia cogliere i problemi nella loro interezza. Diffondere sembrerebbe la parte più facile, ma non lo è. La diffusione presuppone un trasmittente, un canale di diffusione e un ricevente. Le informazioni che viaggiavano sulla carta stampata adesso vanno su internet. Come abbiamo visto, durante l'emergenza sanitaria molte informazioni fondamentali giravano in rete e su archivi elettronici. Per affrontare queste nuove sfide, l'Accademia ha ridisegnato il suo sito web con una forma grafica molto più accattivante che permette un accesso più facile. Da circa un anno i Lincei pubblicano una newsletter in cui vengono descritte le attività dell'Accademia. Essa viene inviata non solo ai soci, ma anche a migliaia di persone che hanno fatto richiesta. Negli ultimi 10 anni non abbiamo avuto solamente un rafforzamento delle tendenze esistenti, ma ci sono stati fenomeni radicalmente nuovi. I social, Facebook, Instagram, Twitter hanno un ruolo sempre più importante di diffondere le informazioni. Sfortunatamente, una parte di queste sono di cattiva qualità.
e a volte palesemente false. Per contrastare questa tendenza è essenziale mettere in questi canali informazioni di buona qualità, scritte in un linguaggio accessibile a tutti, e a questo scopo l'Accademia ha aperto una pagina Facebook e un canale Instagram. Si tratta di un processo di lunga durata e speriamo che col tempo dia i suoi frutti abbondanti. La scuola rimane però il canale fondamentale per formare le nuove generazioni. Presso i Lincei opera la Fondazione Lincei per la Scuola, che è nata nel 2015, organizza corsi di fondazione e aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado. È costituita da 23 poli didattici distribuiti in tutto il territorio italiano. Quest'anno gran parte delle attività in presenza sono state interrotte. Particolarmente dolorosa è stata la sospensione del corso in Lincei per il clima, organizzato dal Polo di Genova, in cui partecipavano sia studenti che docenti. Quando è stato possibile si è continuato online. Nonostante queste difficoltà, la Fondazione è riuscita a concludere 35 corsi e a coinvolgere più di 1.300 insegnanti. Ringrazio Luca Serianni, Presidente della Fondazione, e i colleghi del direttivo per il coordinamento di queste attività e tutti i soci che partecipano con generosità al progetto. Spero che dal prossimo anno queste attività possano espandersi anche utilizzando forme diverse. Stiamo riflettendo in proposito e sono fiducioso che potremo partire con nuovi progetti. La Fondazione vive grazie a un contributo statale e a un supporto economico di molte prestigiose istituzioni private, e a tutte loro va il mio sentito ringraziamento. Il Centro Linceo Interdisciplinare Beniamino Segre è nato per favorire l'integrazione di discipline diverse. Tra le tante attività ricordo la nuova serie di conferenze dei professori distaccati. Anche il centro partecipa alle attività accademiche rivolte alla scuola con le tradizionali lezioni lincee, destinate a studenti liceali e professori delle scuole superiori. Quest'anno si sono tenute molte lezioni lincee in tutte le città italiane con notevole successo. Un'altra attività che il centro rivolge ai docenti è l'annuario seminario sull'evoluzione biologica e i grandi problemi a biologia. Quest'anno dedicato all'origine dell'Homo sapiens, che sfortunatamente non si è potuto svolgere. Ringrazio il direttore del centro Mario Stefanini e i colleghi del direttivo per tutte queste iniziative che sono di grandissima importanza per l'Accademia. Le relazioni dell'Accademia con l'estero sono a cura della Commissione per i rapporti internazionali, che è coordinata da Cristina Mercuzzo, la nostra Foreign Secretary, che ringrazio sentitamente. Questa Commissione svolge una grandissima mole di lavoro con gli stretti rapporti con le altre accademie europee e nel mondo intero e delle istituzioni, e delle altre istituzioni europee. Come ogni anno, l'Accademia ha partecipato al tradizionale G7 Academies Meeting, tenutosi virtualmente nel mese marzo di Washington, a Washington. La delegazione Lincei ha contribuito all'elaborazione dei tre documenti congiunti: il declino globale degli insetti, la salute digitale, la ricerca di base, che sono stati trasmessi ai governi dei paesi del G7. In questi giorni si sta tenendo anche l'annuale conferenza dell'Accademia delle Scienze dei paesi del G20, la cosiddetta S20, Science 20, dedicata alle scienze dure. Quest'anno è virtualmente ospitata dall'Arabia Saudita. L'anno prossimo il G20 sarà tenuto in Italia. L'Accademia dovrà quindi organizzare l'S20. Il tema scelto sarà prepararsi alle pandemie, tema che sfortunatamente non era stato affrontato adeguatamente negli scorsi anni. L'Accademia ha anche deciso di affiancare all'S20 un SSH20 Social Science e Humanities dedicato al concetto di crisi nei suoi molteplici aspetti.
Entrambi i convegni dovrebbero tenersi in parallelo nel settembre del 21 alla nostra Accademia e la Commissione Affari Internazionali è già al lavoro a prendere contatto con le altre Accademie. Il lavoro delle commissioni che operano nei licei, come avete visto, è molto importante attività di consulenza e di riflessione scientifica. Le commissioni sono lo strumento principe per permettere all'Accademia una puntuale e approfondita riflessione. Le commissioni permanenti all'Accademia erano storicamente 12, oltre alla Commissione Affari Internazionali, quella per l'edizione nazionale dei classici greci e latini, quella per la pubblicazione degli atti Assemblea Costituzionale Italiana, la redazione delle notizie delle scavi antichità e monumenti artistici, quella per la storia dell'Accademia, per musei naturalistici e musei della scienza, per la difesa dei diritti umani, gruppo di lavoro per la sicurezza internazionale e controllo degli armamenti che organizza le importantissime conferenze Maldi, la commissione per la bioetica, quella sui problemi università e quella sui problemi della ricerca, oltre alla commissione per l'ambiente e grandi calamità naturali che ogni anno organizza la giornata per l'ambiente e l'acqua. L'anno scorso abbiamo assistito alla formazione di 6 nuove commissioni, agricoltura, salute, innovazione e sviluppo, scuola, pari opportunità ed Europa. E a queste commissioni sono appena aggiunte beni culturali e società e economia. È stata costituita una commissione straordinaria Covid-19 che spero potrà terminare i propri lavori quanto prima. L'epidemia che stiamo affrontando ha un fortissimo impatto su tanti problemi della nostra società. L'Accademia ha la capacità di affrontare in maniera integrale e variegata con questioni connesse all'emergenza sanitaria, ma con competenze che hanno sparse in molte commissioni. Abbiamo deciso di andare in uno stato emergenziale al di là dell'attuale divisione in commissioni ed è stata quindi costituita una commissione ad hoc che ha cercato di affrontare i complessi problemi connessi al SARS-CoV-2 collegandosi alle altre commissioni quando possibile. Quest'anno le commissioni sono state particolarmente attive e sono stati prodotti una quarantina di documenti di cui una decina tradotti in inglese, hanno spesso natura molto differente. Da marzo in poi le riunioni si sono svolte rigorosamente in videoconferenza, scambiandosi i testi scritti tramite posta elettronica. Concludo con due ultime due commissioni che hanno funzioni diverse. La commissione Villa Farnesina, coordinata da Alessandro Zuccari, che cura la conservazione del museo e la valorizzazione del patrimonio e che ha anche avuto un ruolo importante nelle celebrazioni dedicate a Raffaello. Durante il lockdown questa commissione ha sfruttato al massimo le potenzialità delle nuove tecnologie, piattaforme web e social network sono stati strumenti più utilizzati, proponendo al pubblico nuovi format e potenziamento di quelli esistenti. In sinergia col Comitato Nazionale delle Ricerche si è sviluppato e reso accessibile il progetto di una loggia digitale coordinatore Antonio Scamellotti per Raffaello e la sua bottega. Quest'ultima iniziativa ha avuto una grande risonanza mediatica. La Giunta di Vigilanza Biblioteca, guidata da Giovanni Iona Alessino, svolge un importante lavoro di rilancio della biblioteca attraverso attività volte alla maggiore fruibilità e visibilità del patrimonio librario e ha dato spazio alle attività di digitalizzazione. Tra le manifestazioni segnaliamo le lezioni corsiane e a dicembre è stata invitata la professoressa Carmen Bambach, studiosa americana di chiara fama, mentre le successive lezioni, a partire da quella di marzo di Vittor Stoichita, sono state annullate. Ringrazio il Presidente della Commissione e tutti i loro componenti per l'ampio lavoro svolto in quest'anno accademico. Parliamo adesso del trittico dell'ingegno italiano. L'Accademia Nazionale dei Licei
è attivamente coinvolta con convegni e mostre nelle celebrazioni 500 anni della morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e dei 700 anni della morte di Dante Alighieri. Coordinate dal Comitato Ordinatore del Trittico Ingegno Italiano, presieduto da Roberto Antonelli, iniziativa che è avvenuta durante la presidenza del nostro Presidente Emerito Alberto Quadrio. I Lincei hanno costituito il Comitato d'Onore del Trittico, a cui hanno aderito il Ministero per Beni e Attività Culturali e il Turismo, il Presidente Emerito d'Intesa San Paolo, Dottor Bazzoli, il Presidente Associazione degli Amici dell'Accademia, Dottor Quadrini, a cui rivolgo il mio più sentito e caloroso ringraziamento per l'importante contributo dato alle nostre iniziative. In quest'anno accademico si è tenuto un vasto programma Linceo per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. La mostra di quadri Leonardo a Roma, influenza ed eredità, a cura di Roberto Antonelli e Antonio Forcellino, la mostra di stampi e incisioni Leonardo in traduzione, su iniziativa di Tommaso Tongiorgio e Alessandro Zuccheri, in collaborazione con l'Istituto Centrale per la Grafica. Presso la biblioteca è stata in esposizione la mostra Leonardo e i suoi libri, a cura di Carlo Vecce, mentre la palazzina dell'auditorio è stato sede della mostra Impossibile su Leonardo, a cura da Renato Parascandolo. Le mostre sono state inaugurate a ottobre del 19 e sono rimaste aperte fino a gennaio del 20. Sono state affiancate da 7 conferenze su Leonardo e da un convegno scientifico internazionale. Sono state un grande successo. Abbiamo avuto più di 20.000 visitatori nella presenza di un vasto e qualificato pubblico a tutte le manifestazioni. Con la fine del lockdown, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid, l'Accademia Nazionale dei Lincei riprenderà le iniziative già programmate per le celebrazioni degli anniversari di Raffaello e Dante. La progettazione attualmente in corso prevede la mostra Raffaello nella Villa Farnesina, Galatea e Psiche, a cura di Antonio Sgamellotti. La mostra Raffaello e l'Antico nella Villa di Agostino Chigi, a cura di Alessandro Zuccheri e Costanza Barbieri. La mostra La ricezione della commedia dai manoscritti e media, a cura di Roberto Antonelli e di Luca Serianni. La mostra La biblioteca di Dante, a cura di Roberto Antonelli. A ciascuna di queste mostre si affiancherà l'organizzazione di un convegno sul tema della mostra. Ringrazio tutti gli organizzatori di queste mostre e vorrei sottolineare che questo programma è stato possibile grazie all'attività e all'impegno del vicepresidente Roberto Antonelli e al generoso contributo di Intesa San Paolo, ai quali rivolgo il mio più caloroso ringraziamento. Ringraziamento che voglio estendere a tutte le istituzioni che ci hanno concesso le proprie opere, acconsentendo alla realizzazione del progetto e o che ci hanno dato contributi finanziari. Le tradizionali attività scientifiche e culturali sono state le più colpite dalla pandemia in corso. L'Accademia è stata costretta a sospendere per l'emergenza sanitaria gran parte di numerosi convegni e seminari in programma per l'anno accademico 19-20. Troverete in distribuzione l'elenco dei convegni, sia quelli che si sono svolti, sia quelli che non si sono svolti e che speriamo che si possano svolgere quest'anno. Cominceremo l'anno accademico il 13 novembre di quest'anno con la presenza del Capo dello Stato. Vorrei solo ricordare, tra le tantissime iniziative che sono state fatte, più che altro per la loro importanza interdisciplinare, la prima conferenza internazionale Antonio Feltrinelli, Aging, From Basic Science to Policy Advice, che ha affrontato i molteplici aspetti del processo di invecchiamento. Le conferenze a classi riunite dei due cicli, conferenze Lincee dedicate a un Linceo scomparso,
una conferenza dedicata a Pauling di Eton, Linus Pauling e The Verbs of Molecular Medicine, la conferenza dedicata a Colonnetti d'Inguscio, il Consiglio Naturale delle Ricerche, la conferenza dedicata a Villari, Storia di Uomini e di Sidi, i Lincei e la Facoltà di Scienze di Roma nell'epoca liberale, e la conferenza dedicata ad Amaldi di Maiani, Edoardo Amaldi, le conferenze Edoardo Amaldi, Sicurezza Internazionale e Non Proliferazione Nucleare. Le conferenze istituzionali tenute da più importanti personalità del mondo culturale, Morris, The Making, Keeping and Losing of Memory, Bruno Carli, Forum, Un satellite per capire l'evoluzione e il cambiamento climatico, Mezzar, Alcuni aspetti dell'integrazione dei migranti studenti e ricercatori nel mondo universitario francese. La conferenza, 21ª conferenza Amaldi, dedicata alla cooperazione internazionale per incrementare la sicurezza nucleare e la non proliferazione delle armi nucleari. I presidenti della conferenza sono stati i presidenti dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti e dell'Accademia Lincei, i presidenti dell'Istituto Luciano Mariani e Raymond Jean Lotz e il segretario scientifico Wolfgang Plastino, che ringrazio tutti sentitamente. L'anno prossimo avremo invece una conferenza a Feltrinelli dedicata alla crisi che si sarebbe stata svolta quest'anno ed è stata spostata all'anno prossimo. Le pubblicazioni dei Lincei, che sono molto importanti alla nostra attività, quest'anno hanno avuto 34 volumi. L'Accademia pubblica inoltre periodici con editori internazionali i rendiconti Lincei, Scienze Fisiche e Naturali e i rendiconti Lincei, Matematica e Applicazioni. Per la classe di Scienze Morali abbiamo anche due riviste di lunga tradizione, i rendiconti e le memorie, alle quali si aggiungono gli atti dei convegni accademici, le notizie di scavi dell'antichità, i monumenti antichi e bollettini dei classici. L'Accademia pubblica la collana per i contributi del Centro Liceo Interdisciplinare, la collana Storia dell'Accademia Italiana e i testi di storia e storiografia della Fondazione Caetani. A queste pubblicazioni si affiancano quelle connesse all'anno leonardesco, i catalogo della Mostra Leonardo a Roma, Influenza e Eredità, il catalogo della Mostra Leonardo e i suoi libri e gli atti del convegno Il Corpo dell'Uomo. La cerimonia di oggi si concluderà con conferimenti 21 premi che, insieme alle borse di studio destinate a giovani studiosi, costituiscono un importante contributo che Lincei danno alla diffusione e valorizzazione della cultura. I premiati parteciperanno telematicamente e saranno invitati a ritirare fisicamente il diploma alla chiusura del prossimo anno accademico. Saranno inoltre proclamati i vincitori dei premi Antonio Feltrinelli 2020 e dei premi Antonio Feltrinelli Giovani 2020 successivamente. Il conferimento dei premi di questi premi avverrà in occasione dell'apertura dell'anno accademico prevista il 13 novembre del 20. Vorrei rivolgere il mio personale e sentito ringraziamento a tutti i soci, senza i quali l'attività del Lincei non sarebbe possibile, ai componenti del Consiglio Presidenza, Antonelli, Piva, Roncaglia, Barsacchi, Gambaro, Mottana e Tessitore, per la loro assidua e preziosa collaborazione, al Collegio dei Revisori dei Conti per il loro contributo, all'Associazione degli Amici dell'Accademia dei Lincei per il supporto che offre ai Lincei in mille e mille occasioni diverse. Un ringraziamento particolare va al Cancelliere, ai Direttori dell'Amministrazione e Biblioteca e a tutto il personale dell'Accademia, che pur a ranghi ridotto, con la loro grande dedizione riescono a mantenere la funzionalità degli uffici e il successo delle nostre iniziative. Questo ringraziamento è particolarmente appropriato quest'anno perché sono stati fatti sforzi enormi e supplementari per continuare l'attività in piena sicurezza, come è stato fatto con grande fatica
per l'organizzazione di questa cerimonia di chiusura. Grazie a tutti per l'attenzione.